Ciao a tutti, oggi è il 29 di maggio e questo sarà l'ultimo video dove faccio appunto vedere la situazione attuale odierna degli alberi, descrivendolo in maniera molto, cioè molto dettagliata, abbastanza dettagliata, almeno vi descrivo le piante, la varietà delle piante, cioè quindi vi dico che pianta è ogni, appunto, ogni cultivar di ogni pianta, quindi pesco, melo e il loro portinnesto. L'ho già fatto anche l'anno scorso. Lo faccio anche quest'anno qui, e perché poi per un anno non vedremo più quasi nulla. Allora, prima ci tengo a ripetere, cioè il sesto di impianto che vedete qui, che è molto, molto semplice e comunque lo vedrete anche spiegato nell'ultimo video finale, che è appunto un sesto di impianto molto molto stretto. Chi vede il video, i miei video per la prima volta, appunto può trarne un attimo un'idea, che è sostanzialmente semplice. Quindi abbiamo una pianta top canopy emergente, che sono sempre, uso sempre o i salici bianchi o i pioppi bianchi o se no i pioppi neri. E questi alberi qui stanno a una distanza sempre di 1 metro, quindi questo da quello lì, scusate, 2 metri, da qui, da questo pioppo bianco qui a quel pioppo nero lì abbiamo 2 metri, e a distanza di questi top canopy emergenti abbiamo una pianta da frutto a 1 metro, a distanza di 1 metro. Le piante da frutto sono sempre le stesse, sono sempre mele, albicocche, peschi, prugne, cachi e fichi. E a distanza di mezzo metro invece ci sono dei sambuchi. Quindi poi nell'ultimo video vedrete bene tutto il sesto di impianto nel disegnino. Quindi qui abbiamo, quindi finendo questo lo schema. Top canopy emergente, mezzo metro, quindi 50 centimetri sambuco, altri 50 centimetri lì c'è un fico, altri 50 centimetri un sambuco, altri 50 centimetri un top canopy, in questo caso salice. Ok, il sambuco viene a volte scambiato, che è meglio per la produzione, con l'uva spina, come in questo caso qui, e sì, i ribes, scusate, i ribes. Questo è il sesto d'impianto. Non è un sesto impianto che vi consiglio, ma è un sesto impianto che mi serve a me per vedere alcune caratteristiche per quanto riguarda l'ombreggiatura e via dicendo. Però questo, quello che vedete, è questo sesto d'impianto strettissimo. Adesso inizio prima a fare un tour proprio, cioè diciamo, per far vedere un po' tutto il sistema, attorniandolo tutto, poi inizio a descrivere col libretto che ho qua, specie per specie, cultivare, in modo che io il prossimo anno poi torno qui e vedo, mi diranno anche mangiando la frutta, quali sono le cultivar migliori o no, come hanno risposto o no. Allora, quindi iniziamo il nostro giretto. Qui vedete quindi tutti gli alberi che sono stati piantati nel 2021, gennaio-febbraio, e passiamo anche qui un attimo, dato che questo è un piccolissimo prototipo, poi non ci passo più da qui. Questo qui è un piccolo prototipo che è molto molto semplice, però molto efficace. Comunque c'è sempre lo stesso sesto di impianto che vi ho fatto vedere là, però abbiamo due peschi qua. Qui c'è un filare da biomassa che è Morus nigra, e in mezzo si può fare l'orto comunque, con le fave e con quello che volete fare, insomma, comunque con i bietoli e via dicendo.
Adesso ho seminato i piselli da poco, qua crescono i girasoli, vedete, qui è tutto senza acqua. Qui c'è una distanza da qui a qui di 3 metri e mezzo, si può aprire di più per avere un orto più bello. Quindi questo qui, vedete anche l'erba come viene poi lasciata crescere. Adesso ancora non ha, purtroppo non sta piovendo, non sta piovendo per nulla, però se piovesse sarebbe sicuramente meglio in generale. Come ripeto sempre, vediamo il filare 1 e 2, scalando i filari peggiorano di qualità fino arrivando al 4, che peggiora parecchio, il 5 molto peggiora. E poi abbiamo il nostro nuovo filare qui, che è il filare numero 6 fatto quest'anno, con tutte, questo non ve lo andrò credo a descrivere perché l'ho già descritto in un video anteriore, con tutti i nostri, le nostre talee. Forse potremmo andare a descrivere quello, facciamo un video bene integrale, bello lungo, dato che sarà l'ultimo. E questa è la nostra agroforesta, appunto, vista da est. I filari sono direzionati nord-sud per massimizzare l'entrata di luce. Qui, questo è un tour, ragazzi, quindi vi annoierete, ma è importante. Qui abbiamo le nostre siepi di tamerici, che facciamo vedere bene dopo. Qui abbiamo la nostra area super densa, che entrerò dopo e descriverò ogni albero da frutto. Qui, anche qui, l'area con i frutti di bosco. E filare di nuovo. Questo è il filare che ha chiuso più velocemente, è cresciuto più velocemente. L'ultima parte è questa qui, che è appunto la parte più vecchia, se vogliamo dire, che è appunto la parte che è stata trapiantata dal 2018 fino, in realtà fino, ci sono alberi che hanno 4 anni, un albero che ha 5 anni e tutto il resto hanno 2-3 anni. Questi sono innesti e via dicendo. Quindi passiamo alla descrizione di ogni pianta per appunto capire bene i cultivar e vedere come vanno nel corso del tempo, perché ho già visto che alcuni vanno bene, alcuni vanno male. E vi farò vedere anche la frutta che hanno. Bene, partiamo. Quindi, ripeto, questa zona qui che vi descrivo adesso, tutta messa l'anno scorso a febbraio 2021, quindi siamo a 15-16 mesi. Iniziamo con i primi frutti di bosco, proprio sperimentali. Qua abbiamo un ribes bianco di Versailles, che è questo qui. I ribes ci sono, e quindi sicuramente è una pianta che accetta un po' più di ombreggiamento rispetto agli alberi da frutto. Poi abbiamo, c'ho qua il mio quaderno, quindi un pochino dovete aspettare che legga. L'uva spina, la varietà è White Smith, è parecchio produttiva, però ha la particolarità di doverla mandarla in alto, perché sennò i bracci tendono a appoggiarsi sempre sul suolo, sulla paglia e a marcire, quindi la potatura deve essere favorita per mandarla un pochino in alto. Poi qui, vabbè, qui c'è niente, qui c'è un capo di gatto di Mora, anzi di Tyson Berry, capo di gatto, se non sapete cos'è andate a vedere su internet, lo trovate. Metodo di riproduzione delle more.
qui abbiamo i primi frutti inizio, quindi fatemi vedere che cos'è questo qui. Abbiamo un pesco regina di Londa. Questo qui è il pesco regina di Londa, che è un cultivar toscano. La fruttificazione è buona e ha resistito parecchio alla bolla. Questa varietà, l'anno scorso questa varietà ha sofferto parecchio la bolla, infatti quello che vi voglio dire è che vedo che le specie di pesco che l'anno scorso hanno sofferto molto la bolla, quest'anno non soffrono, e le specie che quest'anno hanno sofferto molto la bolla, l'anno scorso non soffrivano. Quindi possiamo anche considerare che le piante, un po' come gli esseri umani, hanno il sistema immunitario, insomma. Quindi non trattarle a volte si incentiva la resistenza. Comunque per un pesco di al secondo anno, inizio secondo anno, mi va bene. Allora, qui invece, qui sotto abbiamo quello lì, scusate un attimo. Ok, questo qui è il Boysenberry, che è un ibrido tra, dovrebbe essere un ibrido tra un lampone e una mora. Per la fruttificazione di quest'albero qui bisogna studiarsi un po' di meglio, ma dopo vi faccio vedere là dove fruttifica. E poi qui non vi sto a descrivere ogni volta i top canopy perché non ha senso, le vedete bene negli altri video. Comunque sempre lo schema che vi dicevo prima, io vado solo nei frutti. Se volete vedere il ricaccio, vedere come li ho mantenuti questi alberi, come le pote, vi dicendo, dovete tornare indietro negli altri video, se no diventa un video di 5 ore questo. Allora, questa qui è una mela che è la Renetta Valder su Franco. Faccio vedere qua come sarebbe bene scriverle bene tutte per poi nel futuro sapere dove sono, il porto innesto. Allora, queste, tutte le mele su Franco sono mele assurgenti, chiaramente. Ci sarebbe da dire molte cose, moltissime cose, che cioè che mi hanno detto su Franco devi aspettare 6 anni prima che fa le mele, e non è vero. Questo è il secondo anno, ripeto, neanche il secondo anno, perché chiamiamole quindi seconda foglia, perché si chiama così in frutticoltura specializzata, non si dice primo, secondo anno, si dice seconda foglia, per non confondersi. Vuol dire che è al suo primo anno e qualche mese, quindi in produzione, e sta facendo la sua seconda foglia. Quindi è un anno e qualche mese. E c'è degli affidi, ci sono degli affidi. Stessa cosa, quello che vedo più o meno è che le piante che avevano gli affidi l'anno scorso hanno molti meno affidi quest'anno. Le piante che non avevano affidi l'anno scorso hanno molto più affidi quest'anno. E a motivare sempre il fatto della resistenza che poi gli alberi sviluppano. Cosa succede sul Franco? Il Franco, o comunque tutti gli alberi, fruttificano molto bene sui rami di 2 anni, formano lamburde. Qua dove vedete il vuoto e ci sono queste gemme qui, vedrete che quasi sicuramente a settembre più o meno questi si andranno a trasformare in lamburde. Lamburde fiorali che il prossimo anno andranno a fruttificare. Questo è un ramo che inizia il suo secondo anno, scusate, sì, cioè è un ramo che ha 15 mesi, e quindi quando un ramo diventa il prossimo anno, che sarà di 2 anni, questo qui getterà tutte le gemme fiorali. È più difficile che lo faccia al suo primo anno, anche se c'è qualche eccezione, vedete. Il vantaggio di avere già frutto al primo anno è che questo qui col peso mi va a fare questo lavoro qui, che invece di doverlo farlo con i fili o con i pesi, me lo fa la frutta, il peso della frutta. E qui mi butta anche dei succhioni nuovi e dei rametti nuovi per la fruttificazione. Questi accorgimenti sugli alberi ve le dico solo adesso all'inizio, poi scalerò velocemente. Però è importante, vedete com'è assurgente l'albero. Ma quando ha la frutta, quando l'albero ha la frutta, anche se non è tanta, ha questo grandissimo vantaggio
questi rami di poi andarli a piegare col peso. Vedrete che fra un po' piegheranno. Come vedete già qua, vedete queste mele qui, questo già si sta sbassando. E quindi è un lavoro che non dobbiamo fare noi, ma lo fa in maniera omogenea per la natura. Poi ripeto, questi alberi da frutto qui non sono ancora stati potati, c'è stata fatta solo una potatura di attecchimento, per il resto ancora non sono potati. Non parlo adesso qui di potatura, ma andiamo avanti là. Bene, allora qui abbiamo... Allora, qui c'era, in passato c'era un pesco faiette che è morto, quest'anno a febbraio ci ho trapiantato un fico che me l'hanno spacciato come brugiotto rosso, non sapevo neanche esistesse un brugiotto rosso, ma capitozzo per farlo sviluppare. Parlerò anche di questa cosa qui, di come mettere gli alberi. La stona era lunghissimo, 2 metri, 2 metri e mezzo, col capitozzo favoriamo il radicamento e lo sviluppo di nuovo legno per un ottimo attecchimento. Questo è il mio punto di vista. Qui passiamo al melo Calvilla bianca d'inverno. I meli sono tutti su franco, stesso discorso, mele al primo anno su rami di un anno, che è una cosa abbastanza non troppo, come vi dicevo, troppo normale per le mele. Di solito fruttificano sugli rami di 2 anni, sulle lamburde. Queste andranno a pesare un pochino e ad aprire la chioma, anche là. Molto molto assurgente. Ecco, questa è la cosa tipica. Questo qui è un ramo di 2 anni, perché è la stone. La potatura è stata fatta qua. Quindi quando me l'ha andato, questo aveva 1 anno, e quest'anno è il suo 2º anno. E qui infatti fa la lamburda. Vedete, infatti c'è la produzione di mele, di parecchie mele. Calvilla bianca d'inverno. Qui poi chiaramente adesso non sto a farvi vedere questa cosa, ma guardate la produzione di lattughe che ho già raccolto, come si può fare bene l'orto i primi anni sotto senza innaffiare. Queste sono tutte lattughe che non sono state innaffiate, adesso andremo a raccogliere. Qui abbiamo un pesco buco incavato, si sta riprendendo molto bene dalla bolla, fruttificazione molto buona, inizia a ingrossare, cascola sui frutticini, si gestisce molto bene. Le specie antiche non hanno quasi bisogno di diradamento, hanno veramente un'ottima gestione della cascola. Guardate che roba, fa tutto lei, quello che può portare avanti lo porta avanti. Non vedo questo nelle specie odierne industriali, bisogna andare a diradare. Quindi quella lì è una. I peschi sono tutti su 677, GF677, ibrido tra mandorlo e pesco. Qui abbiamo un portinnesto di cachi che è morto, il cachi originario. E qui abbiamo quindi un Diosporus lotus, dovrebbe essere, o forse Diosporus italica, non lo so. Lo andremo poi a innestare. Qui abbiamo, qui un piccolo esperimento di orto con dei ricacci di gelso, ma non è al momento nulla di che. Guardate i pioppi come sventagliano, dovrò poi andare a potare sicuramente prima di partire i pioppi. Qui abbiamo un albicocco reale d'Imola, assurgente. Non è che lo vedete così perché è chiuso tra gli alberi, ma è perché è proprio la sua caratteristica, se la ricercate su internet, ma anche dai agricoltori lo dicono, spinge molto in alto il reale d'Imola perché ha un'alta resistenza al freddo anche. Fruttificazione è buona, discreta, non tantissimo, ma c'è del frutto. Stesso discorso, lei quando va a caricare la frutta, tutte le drupacee, ma tutti gli alberi da frutto caricano il peso, e abbiamo un buon vantaggio nelle drupacee di sviluppare poi in questa zona qui
vedete, inizia a formarli piano pianino, questi qui, di brindilletti o comunque dei rami da fruttificazione per il prossimo anno, dei mazzetti, dei dardi. Questa è bellissima, è la reale dimola, nostra reale dimola. Vediamo cosa abbiamo poi. Su mirabolano normale. Allora, poi c'è un problema con i peri, cioè nel senso tutti i peri o sono su Franco o sono su Ba29, su Melocotogno da Meristema. Però qua non so per quale motivo sono andato male con i peri, pensavo meglio. Crescono molto molto lentamente nel mio caso. Quindi li ho capitozzati praticamente tutti. Adesso non ve lo sto a far vedere, però qua c'è un capitozzo. Forse le faccio vedere negli altri che è più facile. Comunque non c'è praticamente produzione, chiaramente, perché le piante sono molto piccole. E se ci fosse bisognerebbe togliere la frutta. Questo è un pero coscia su Franco, vedete? È uno forse di che è cresciuto di più degli altri. Forse su Franco crescono sicuramente più veloci rispetto al Ba. Allora, qui invece abbiamo un albero ultra produttivo, ma non tanto bello, che è il susino, non è un susino, scusate, è un cino giapponese, una prugna cino giapponese, Prunus salicina, che è la varietà Obilnaja. Obilnaja, produzione incredibile, con cascola anche lei perfetta. Sono cascate tutte le albicocche da sole, ce la gestisce da sola, piega dei tronchi in maniera naturale per il peso della frutta. Abbiamo delle carenze di qualcosa qui, che per me è dovuta soprattutto alla siccità, perché la siccità è la carenza peggiore che c'è, perché con la carenza di acqua c'è poi tutta la carenza di tutti i sali minerali, perché l'acqua agisce come trasporto dei sali minerali. Senza il trasporto è inutile avere i sali minerali nel terreno. Ma guardate che bestia qua, queste uova, pieno. Come vedete l'albero va veramente come vuole lui, perché non è stato potato. L'unica potatura, ripeto, è stata una potatura per me sbagliata che ho fatto io a 1,50 m più o meno, in tutte le piante capitozzate, ma dovevo tagliarle più in basso, anche a 70-60 centimetri. E questo è l'Obilnaja, quasi 3 metri direi. Qui c'è un pero che è la passa crassana, però è sul Ba29, e c'è una pera che sarebbe da togliere, adesso non riesco a toglierla. Anche qui ci sono, c'è, come si chiama quel virus, non mi ricordo come si chiama, ci sono dei problemi qui, ma in tutte le pere. Quello che succede alle pere, vedo che quando c'è lo sbalzo di temperature e siccità fa questo lavoro qui, bruttissimo. Anche se poi tiene le gemme poi vive che ripartono, appena piove, appena ci sono le condizioni buone. Qui c'è da potare sicuramente, quando la condizione è questa qui. Non bisogna lasciare gli alberi emergenti fare questo lavoro qui, che vanno sui frutti. Il prossimo passo sarà quello di potare. Qui abbiamo un pesco sanguinella. Allora, questo è interessante perché poi mi dicevano su internet, ma questo non ha mai la bolla, non ha mai la bolla. Quest'anno è stato distrutto dalla bolla questo qui, ma si sta riprendendo benissimo. Guardate come si autoregolano poi gli alberi. Si autoregolano molto molto bene. È un pesco che dicono che è buonissimo. Appunto rossissimo, già si vede già adesso, e dentro sembra proprio sangue succoso. Fino a una settimana fa è inguardabile, adesso si sta riprendendo. Le gemme non le butta da qui, ma le butta un po' di qua, un po' di là, e va bene. Qui c'è il classico melo, che è il melo Golden Delicious, il più famoso cultivar che ci sia coltivato di mele. Non ha molti problemi di afidi e il melo, insieme al pero, chiaramente lui produce bene dal
dalla gemma mista finale di un ramo di un anno, anche vedete come pum, butta tutto dalla gemma terminale di solito. In questi casi qui molto produttivo, delicious, ma ha dei problemi. Molto produttivo ma con problemi su Franco. Quindi questo è il filare 1, andiamo sul filare 2. E qui abbiamo la renetta bianca che pure sono tutti, ripeto, tutti su Franco, questi guardate come poi riescono a produrre anche nel ramo di un anno un pochino, incredibile. Sa, le renette per me sono una caratteristica di essere piante molto resistenti al freddo, non sono queste le zone ideali per piantarle. Se non sbaglio le renette sono originarie del Canada, una roba del genere, o forse no, boh. Però c'è fruttificazione sul Franco. E quindi questa è la nostra. Vedete la classica, il peso com'è. Renetta bianca, infatti si chiama renetta bianca del Canada, ecco perché. Dulcinea, albicocco dulcinea, questo qui. Bello, un bel albero. Anche abbastanza produttivo, non troppo, ma va bene per il primo anno. Qui bisognerebbe dar togliere qualcosina. Guardate il peso che vi dicevo, ecco, non è importante i primi anni per me, non assolutamente mai potare rami di questo tipo qui, perché sennò ci fa il magalotto. Se andiamo a potare qui, perché vediamo che curvano, ci fa tutto, la linfa va tutta qui, cresce tutta la roba qui e ci intoppa, va tutto a legno il resto e non va bene. Questi rami qui sono importantissimi, sono i rami fruttiferi. Queste dulcine dicono che sia una albicocca buonissima. Dolcissimo. Dulcinea è su 29C. Mirabolano 29C. Poi qui c'è il cachi rojo brillante, che qui abbiamo una maledizione di cachi perché ho piantato 5 cachi, sono morti tutti. È un cultivar spagnolo, non volevo mettere cultivar spagnoli ma non trovavo altro. E, forse questo sia la volta buona che attecchisce. C'è da dire che qui c'era il cachi ugoso, che era un cachi mela, è morto. Poi qua, questo qui era un fico dotato, questo è un fico dotato ed era in vaso. Questo dovrebbe essere da talea, quindi non ha porto innesto. Ma qua da me i fichi fanno veramente male, ma la foglia si imbruttisce parecchio, non... fanno fatica qua in pianura padana a crescere i fichi, anche se ci sono dei buoni giottoni, ci sono dei nuovi getti dal basso e mi van bene così comunque. Era in vaso, era molto piccolino, non ho neanche capitozzato questo. Allora qui c'è il pero cocomerina. Comerina sul Ba 29, capitozzi, ecco, faccio vedere i capitozzi che ho fatto, bassi, molto bassi, erano veramente brutti sti peri. Guardate, ha fatto una buona crescita, comunque questo è un anno, da qui a marzo, a maggio la nuova crescita, ci diamo un po' di vigore a queste piante qui, sennò non vanno, chiaramente non ci sono frutti. Comerina sul Ba 29. Ecco qua ci troviamo abbastanza stretti, infatti vi dicevo la questione del sesto impianto è micidiale, strettissimo, ma perché poi vedete poi la pianta boom, butta tutto su perché cerca la luce. E qui è pesca della vigna. Anche questa qui, paradossalmente, l'anno scorso era stupenda, non aveva un filo di bolla. E mi hanno sempre detto, la pesca della vigna non avrai mai la bolla. Quest'anno, bagattata dalla bolla. Adesso la vedete già meglio, ma si vedono i residui.
quando le temperature di notte superano i 15 gradi, 14-15 gradi, la pianta si riprende e tiene quello che può tenere. Queste sono piante bilanciate, sono varietà antiche, questa addirittura è una varietà da seme, e tiene, vedete, tiene, ecco, questa l'avrebbe anche tenuta, tiene quello che tiene, una pianta che una prugna, è una pesca che è pronta a settembre, buonissima dicono. Pesca della vigna sul GF667, bellissimo comunque. Melo Fuji, il classico Melo Fuji, dovrebbe essere, no? Giapponese, credo. Quindi vedete che ho delle varietà molto antiche, delle varietà anche piuttosto di mercato, come il Fuji comunque, però è sempre una varietà molto famosa. Afidi da tutte le parti. Mele non le vedo. Io le mele qua non ci stanno. Per esempio sul Fuji non c'è, su Franco. Però questa ha la possibilità di diventare veramente una bella pianta. E poi abbiamo la nostra Santa Rosa, cino-giapponese, una pianta, sì, non sono tanto belle queste foglie, un po' gialline, c'è carenza di qualcosa, di acqua, di sali minerali, fruttificazione molto scarsa e anche brutta quando c'è. Però Santa Rosa dicono che sia molto difficile da coltivare, non so se vedremo, ma dicono che sia una dei cultivar migliori che c'è di prugna. Vediamo. Nasce Ozoi su Franco, Piero Franco. Nasce, l'avete già visto là, quello di 4-5 anni. Fruttificazione scarsa. Anche in albero piuttosto vigoroso, penso 3-4 frutti. Poi ci sarebbe fare dei video a parte sulla fruttificazione, perché ci sono delle piante assurgenti che fruttificano tante e altre piante assurgenti che non fruttificano, e c'è un discorso che vorrei farvi sulla quantità di alcuni micro e macro elementi che influenzano la quantità dell'acqua. Adesso non è il momento comunque. Qui abbiamo questo albicocco qui, che è il San Francesco su Mirabolano da seme, che è un albicocco che è particolare perché ha sta foglia qui che sembra che soffra un sacco la siccità, e non capisco se è la sua foglia tipica, ne ho visti altri su internet, hanno questa foglia qui, o se invece è proprio che sta soffrendo tanta siccità, ma credo che sia tutte e due assieme. Qui c'è siccità, al momento non piove da tantissimo, quindi fruttificazione dicono che sia una specie molto buona, fruttificazione normale, non è che ci sia tanta roba, però vedete come quando di solito quando butta giù così la foglia dovrebbe essere siccità, ci sono dei problemi anche, quando manca l'acqua arrivano un sacco di problemi. Ripeto, qua tutto quello che vedete non è mai stato irrigato né al momento dell'impianto né quest'anno qui. Quindi quello che resiste, resiste. Fruttificazione, comunque San Francesco dovrebbe essere molto saporita. Semi aperta ma assorgente comunque come portatura. Poi c'è la pera deccana del comizio. Sul Ba 29 col solito capitozzo basso, che vi dicevo, per fargli prendere vigoria. Quindi non abbiamo, chiaramente togliendo tutti le lamburde dell'anno scorso, sul ramo, sullo stone principale non abbiamo fruttificazione. Questa qui pure, che è la Sant'Anna Balducci Pesco, è una pianta molto bella in realtà. Dicono che sia un cultivar molto molto buono, vedete? Come fruttifica anche abbastanza l'interno.
Vedete, non ho lasciato aprire le piante proprio per vedere come si comportano in fruttificazione. Qua comunque è tutto sperimentale, c'è anche qui delle carenze, c'è stata della bolla, ci sono degli affidi, c'è qualche problema. Vediamo comunque com'è che è il comportamento di queste piante. E quindi Sant'Anna Balducci. E passiamo poi, queste sono piante vecchie, al filare 3. Passiamo al filare 3. Sì, passiamo al filare 3, prima facendo una piccola nota che mi serve a me. Questo qui è un innesto che non aveva attecchito prima, l'ho fatto a corona addirittura a maggio, questo lo feci. Se non sbaglio quasi a metà maggio, primi di maggio forse, 10 di maggio, di una Regina Claudia, su un astone di 2 anni. E quindi anche a maggio innesto corona può prendere. Su un mirabolano da seme. Allora, qui siamo al filare 3. Filare 3, cosa abbiamo? Ah, qui abbiamo la San Castrese, bicocca San Castrese, che mi ha dato dei problemi. Stava morendo, in realtà, sta pianta. Stava buttando tutto dal portinnesto. Per fortuna ha smesso di buttare dal portinnesto. Infatti, ci avevo piantato anche un pesco di fianco da seme. Perché dicevo che l'avrei persa. L'ho potata bassissimo a maggio, fino aprile se non sbaglio, vedete lì c'è stato il taglio, non c'era più niente, questo ricaccio. Quindi guardate come si possono salvare le piante se sono ancora vive e gli manca vigoria, boom, si è fatto un taglio basso e gli albicocche poi volano via, insomma vanno. Poi c'è una cosa da dire, ecco, chi segue bene il canale, qui c'erano tutti dei micro innesti che ho fatto un video, non ne è attecchito uno, non ne è attecchito. E dopo vi faccio vedere l'unico che è attecchito, ma questi qui non hanno funzionato. Su Mirabolano erano. Poi qui abbiamo una cultiva particolare che è la Susino Rutgestetter, che è questa qui. Susino Rutgestetter dovrebbe essere una roba germanica. È un susino su mirabolano. Foglia particolare, sempre susino, però un po' diverso dalle solite. Fruttificazione molto poca, ma la pianta è anche piccola, quindi va bene qui. Sì, qui abbiamo dei problemi sui salici che sono le larve che si mangiano le foglie. Non dovrebbe essere siccome, dovrebbe essere le larve, spero. Eccole, queste qui. Non so che cacchio è, ma si mangiano le foglie. Allora, qui c'è un altro cacchi, Rojo de Spagna, dovrebbe essere sempre, che fa, è super ritardato, comunque anticipato, non si capisce, o butta prima o butta dopo, fa un gran casino il cacchi. Questo me l'hanno detto anche degli esperti, che è un po' imprevedibile. Sta buttando adesso addirittura. Non saprei, questo però l'ho comprato ad aprile perché il cacchi cioccolatino era morto e l'unico che rimaneva era questo, vediamo. Cosa abbiamo qui? Adesso chiaramente le specie peggiorano, diciamo, passiamo agli altri filari, le specie stanno peggiorando, perché qui ci troviamo nelle aree più complicate, meno fertili, con più salinità. Qui passiamo a un pesca Andros, che Andros dovrebbe essere una percocca in realtà, se non sbaglio. Pesca Andros, problema di bolla grave. Non solo di bolla, ma di cancrena del legno dell'anno scorso. Si sta riprendendo un po' quest'anno. Qui aveva buttato tutto la gomma, poi è sparita, poi ha preso la bolla. Poi vediamo. Comunque le foglie, ragazzi, non sono belle delle piante, eh? Quando manca l'acqua. L'acqua, tra l'altro, influisce su tutto, sulla induzione florale, indurisce sulla crescita dei frutti, chiaramente, no? Non c'è neanche da dirlo, ma questa è la situazione. Speriamo. Fruttificazione comunque c'è, bisognerebbe diradare per me su piante un po' così critiche, per lasciarle un po' in pace.
vedremo di diradare prima di andare via. Allora, poi questa qui dice cosa avevo detto che era? Pescandros. Ok. Allora, qui abbiamo salvato una pianta, pure qua, che è la Granny Smith, questo è il melo peggiore che c'era, ma infatti non è adatto a sta zona. La Romy ci vuole andare lì sopra, non c'è niente da fare. Bisogna tagliare anche fra un po' il prato qua. Granny Smith pure, stesso lavoro. Guardate che capitozzata, ma da così sopra dall'innesto, eh. Questo è l'innesto, guardate, tac. Innesto lì. Capitozzo qua, boom. Ragazzi, la pianta mi si va a riprendere. Ok, quindi ci sono, so che ci sono diverse teorie, so che alcuni dicono, ma no, ma il capitozzo di qua di là. Sì, certo, ovvio, il capitozzo bisogna farlo con una maniera sensata, non è che vado per strada a capitozzare gli alberi. Però anche quando comprate, ragazzi, le piante a radice nuda, capitozzatele. Vi risparmiate 5-6 anni, se non tutta la salute di quell'albero. C'è un discorso lungo da fare perché funziona il capitozzo, che se lo fanno gli esperti, c'è un motivo, ecco. Non gli esperti, non dico io, i frutticoltori. Chiaramente non bisogna imitare tutti questi frutticoltori con la fertilizzazione sintetica, vi dicendo, però hanno esperienza, se vi dicono di capitozzarlo, fidatevi che funziona. Qui c'è una che è ultra produttiva e bellissima, Aurora su albicocca Aurora sul 29C, che forse me la riesco anche a mangiare prima di andare via. Guardate, questa ragazzi è una albicocca bestiale, questa, immaginatevi vendere questa albicocca qui biologica sui prezzi che ci sono in mercato, sulle precoci. Cioè, questa qui la puoi vendere veramente 5 euro. Adesso guarda, le precoci di Mikado, quelle lì, Wondercott e via dicendo, le vendono qua a 3,50 euro, non biologiche. Quindi immaginate un po' che siamo sul biologico, calibro bestiale, molto 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 buono per un biologico senza aver innaffiato né nulla. E lì è carico, guardate, ecco quel discorso di quei rametti lì, no, che butta i succhioni, ma sono anche tutti mazzetti, come si chiamano, dardi fiorali, che quelli sono ottimi per il prossimo anno. Quindi qui sì, chiaramente bisogna diradare, non ho diradato anche per farla vedere, per fare un po' di showroom qui, che ci tengo anche a far vedere la capacità di una pianta di produzione già al secondo anno, senza che sia stressata, perché questa qui è questa qui è una pianta che è molto in salute, quando getta bene così e la foglia così verde, ce la fa, la tiene. Invece quando in passato vedevo gli albicocchi che trapiantavo, li lasciavo tutti i frutti, teneva tutti i frutti, ma la foglia era bruttissima, infatti poi dopo poco l'albero cedeva, insomma, non riusciva a tenere il passo. Questa tiene il passo e butta nuova vegetazione. Quando vediamo che c'è la nuova vegetazione in abbondanza, vuol dire che la pianta ti riesce a tenere i frutti, quindi bisogna sviluppare quell'occhio. Chiaramente se si vuole poi tenere il calibro più alto, evitare che si spaccano anche i rami, perché qui la pianta è giovane, bisogna togliere. Però siamo su un'Aurora cultivar, se non sbaglio, di Reggio Emilia. Molto bene, quindi. Vabbè, questo è un nespolo che ha 4 anni e che niente, lui è cresciuto molto. Ah, però aspetta, qua c'è un nascosta, c'è la pera volpina che è su Franco. Pera volpina su Franco. Sì, questo qui è il nostro pera volpina. Che vi dicevo sempre, però questi problemi qui ancora. Speriamo che risolva. Allora, qui c'è il fico brugiotto bianco. Bruttino, almeno le foglie nuove, cioè le foglie nuove, la parte più vecchia in realtà, tipo le foglie nuove, giallo, però c'è un buon ricaccio da sotto che mi fa ben sperare.
Vedete poi come si può interplantare. Quando questo discorso qui lo faceva anche Peter, no? Che vi dicevo che ci parlo spesso per confrontarmi. Quando le piante sono molto piccole e non sono cresciute, già comunque anche il secondo e terzo anno, via dicendo, si può rifare la placenta. Ok? Qui c'è un approccio di placenta per andare poi a agevolare un attimino la crescita di questi alberi che fanno un po' più fatica. Qui c'è del mais, del fagiolo, poca roba, però. Si può rifare la placenta. Quindi quello lì era un fico brugiotto bianco. Fico brugiotto bianco, poi allora qui c'è una pera Kaiser. Qui c'è la Kaiser. Che lei i rametti iniziali le porta avanti benissimo fino a maggio, poi quando aumenta la temperatura non c'è acqua, le abortisce così, ma tiene la gemma viva qui, quindi pam, ripartirà sperando che ripiova. Vedremo. Kaiser su. Franco. Kaiser su Franco. Anche vedete che anche il Franco in realtà non è che sia andato tanto bene. Allora, qui c'è la Regina Claudia verde. Regina Claudia verde, pure questa. Qui sono dei problemi, non so che malattia è questa. L'ho vista diverse volte. Misto afidi, misto insetti, misto tutto. Capitozzo pure per lei, non cresceva l'anno scorso. Qui c'è parecchia muffa. E lei comunque mi va a ributtare bene di nuovo, sperando che poi supera questa fase qui. Dovrebbe superarla. Bene, quindi Regina Claudia verde su Mirabolano da seme. Ecco, sui portinnesti per le drupacee, cioè le susine, le albicocche, o comunque per un salicina, per me è 1.029.000. Non da seme, il Mirabolano un po' incostante. Questo qui è un Nashi Niji Seiki su Franco, pianta particolare, una foglia un po' più scura rispetto agli altri Nashi, fruttificazione su le gemme miste, apicali, ha molta fruttificazione vedo adesso, ma qui bisogna togliere. E ha sempre questo problema, qui non so che malattia è questa, che l'anno scorso, sui nuovi getti è questo problema qui. Forse qualcuno che lo conosce la può descrivere la malattia, non la conosco io. Poi qui c'è susino, scusate, albicocco, Maria Dolce, ma che albicocco, nettarina, pesco, nettarina Maria Dolce, vedete che non ha la pelle, è una delle poche nettarine, ci sono solo due nettarine qua. Questa è stata veramente dilaniata dalla bolla, ha sofferto tantissimo, infatti questo è un cultivar piuttosto recente, se non è nuovissimo ma è piuttosto recente, dovrebbe essere anni 90, 80, tiene molto meno rispetto alle altre, vedo, e riparte anche con più fatica. Però anche lei vedo che ha perso molti frutti, sì, qua in basso c'è qualcosa, ma forse frutti. Sì, c'è stato un po' di aborto, erano molto piccolini e ne tiene, si regola piuttosto bene anche lei, ne ci sono solo due, tre. Questa è Maria Dolce. Poi allora qui c'è il melo Florina che a differenza di quello là di 5 anni che ho che è sull'M26 o forse l'M9, questo qui è su Franco. Vedete che differenza assurda rispetto a quell'altro. Questo punta su come non mai. E ha solo 2 anni. È già alto come quello là di 5 anni. Florina, resistenza a ticchiolatura. Non fruttifica. Al momento non fruttifica. Dovrebbe essere che questi rami qui, che vedete, di un anno, il prossimo anno ne avranno due, svilupperà le lamburde, inizierà a fare il cambio di gemma qua a settembre, in questi 2-3
Vedremo poi analizzare questa cosa qui, se sarà vero quello che sto dicendo, però di solito è così. Sulle pomace, ramo di 2 anni, sviluppa le lamburde e quindi va in fruttificazione. Ok? Florina, cultivare degli anni 70, dell'Università di Bologna, se non sbaglio. Questo qui è la... Portici, che è l'albicocco portici, ne abbiamo un altro là di 4 anni, fruttificazione normale, non esagerata, pianta bilanciata, molto bilanciata, un po' di problemi a porta innesto, in realtà molto, ci sono dei problemi, comunque la foglia è buona. E il frutto non è buonissimo, ma è buono. È buono. Ebbene, questa qui è quella. Poi qui c'è la bella di giugno, che forse sarà l'unica pera, ma non so, che si riescono a mangiare, perché questa qui appunto è pronta a giugno, fine giugno se non sbaglio. E sembra abbastanza resistente sta pera, è l'unica che non gli sono partiti i getti. Ce li ha ancora tutti con qualche malattia e vedete l'importanza dei predatori che si vanno a mangiare i nostri affidi. Qui c'è forse cos'è il fuoco batterico, non lo so. E questa è sul BA 29, quindi non si sa mai che il BA 29, anche se non mi piace come porta innesto perché non mi sembra molto affine, in generale chi non lavora meglio su sta terra rispetto al franco di pero. Qui c'è qui c'era un bel mirabolano in realtà di 4-5 anni, dove è innestato, è l'unico innesto che non mi è andato buon fine, vedete come sta perdendo, è l'unico è questo, ma qui muore tutto sicuramente. Non so dirvi per quale motivo, forse ne ho innestati troppi, ho messo troppa roba. La varietà era San Francesco, i rami, le marze non erano molto belle, probabilmente quello era il problema. Allora adesso invece di passare al 4 al 5 vado là nel prototipo a farvi vedere le pesche. Ah, qui è il posto appunto di prima, un piccolo prototipo che si può fare anche molto nei giardini di casa. Questo qui sarà un 4x7, 4x8. Allora, qui c'è un innesto di che casualmente era nata una piccola pianta da seme di mirabolano, da quegli alberi lì, è venuto qua il seme, ci ho innestato, è stato l'unico micro innesto che ho fatto. A spacco, tra l'altro, neanche doppio spacco inglese, di Regina Claudio. Questo ha attecchito molto bene per essere su un diametro così piccolo. Quindi quello che vedo è che probabilmente se il porti innesto non è ben lignificato, forse è quello il problema, perché gli altri innesti non mi abbiano funzionato. Potrebbe essere quello lì. Ah, qui queste due pesche qui che vedete sono tutte delle belle di Cesena, dicono che sia una pesca buonissima, ci fanno il cocktail Bellini anche, molto produttiva. E vediamo, qui forse va diradato, pesca molto bella, guardate com'è. Quello che vedo è che qua c'è più acqua nel terreno, sono una zona un po' più ricca d'acqua e le foglie infatti sono anche tutte più belle. Questa ha avuto la bolla l'anno scorso, quest'anno non ce l'ha e le foglie sono di colore molto più vivido rispetto alle altre. Guardate la fruttificazione, comunque un po' di bolla c'è stata. Qui c'è stata una cacca di uccello, però insomma per essere una pianta di 2 anni è piena di frutti, bisognerà diradare. Qui è piena di predatori, ci saranno anche un po' di afidi, ma diventa una bella pianta questa. Chiaramente dove il terreno è più fertile le piante poi fanno anche meglio. Ok, in breve chiaramente poi si può fare nel
nell'interfilare, no? Questa è una buona idea di come fare agroforestazione, cioè se si ha la possibilità di fare l'orto in mezzo e si ottimizzano tutti gli spazi, che poi non ho mai innaffiato, guardate quante fave ci sono, pieno di fave. I piselli li ho seminati da poco, i fagioli voglio dire, tutti stanno germinando senza acqua. Con terreno lavorato, è zappettato però. Quindi questo qui è... Questo, se avete poco spazio potete fare una cosa così. Sempre con i pioppi e con gli alberi da frutto. Viene molto molto bello. Bene, allora andiamo a concludere almeno la prima parte. Quindi ripeto, questo filare 1. Filare 2. Filare 3 che l'abbiamo fatto prima, filare 4, prefilare 4 c'è un gesso di storia piuttosto lunga, di 5 anni, gesso bianco, queste sono già buone comunque, questo ho fatto del casino all'inizio, cioè col decespugliatore tagliavo tutta la corteccia, stava morendo. Ho capitozzato a questa altezza qui e l'anno scorso ho iniziato a gettare nuovi rami e a stabilizzarsi. Allora, filare 4. Filare 4 qui c'è la grossa di Felisio. Bisogna andare a potare qui perché... Ecco, i sambuchi iniziano veramente a diventare molto, anche se sono già stati potati, a lignificare, quindi bisogna stare attenti che non vanno sopra le piccole piantine da frutto, come questa qui che stavo per perdere, che è la grossa di Felisio, famosa questa pianta, che viene ancora utilizzata, capitostata, mi rigetta bene, ok, però deve avere assolutamente il suo spazio. Grossa di Felisio su 29C. Qui abbiamo la Golden rugginosa con afidi vari, ma un po' di produzione ce l'abbiamo. Un po' di produzione c'è. Mi sembra che le meli di varietà antica in realtà su Franco producano tutti già l'anno dopo la messa a dimora. Degli astoni. Allora, qui è interessante perché è interessante perché questa qui è la pianta che ho piantato quest'anno, che è una bella di Cesena di pesco. Qui era morto, cos'è che era morto? Era morto un'altra pesca, se non sbaglio. Ha preso la bolla, ma guardate come poi si rifà bene. Guardate il capitozzo che ho fatto. Neanche troppo aggressivo poi, a 80-90 cm ho lasciato questi rami anticipati con una o due gemme. Qui non è nato niente, qui è nato, qui la bolla se lo mangia e da lì nascono. E si fa una bella pianta questo sicuramente. Capitozzo, ragazzi, rinvigorisce tantissimo prima del trapianto, cioè durante il trapianto. Qui abbiamo una Conference, pera Conference, suba 29. Vedo che la Conference qui va anche abbastanza bene, ce l'ho anche là di 5 anni, non cresce tanto veloce però non c'è produzione. Se qualcuno sa la malattia che è questa qui, me lo scriva per favore, ok, voglio, ce l'ha avuta quest'anno e anche l'anno scorso. Qui siamo sulla San Castrese, il bicocco San Castrese, stesso discorso con potature anche di tagli di ritorno. Guardate la vigoria che sviluppa, questo l'ho potato veramente un mese fa, guardate che vigoria che sviluppa in un mese. Stava male sta pianta. Ne ho tolta parecchia di roba anche là sotto, c'erano troppi rami che buttavano su e mi si rinvigorisce tantissimo.
se no la pianta non slinfa, non riesce a supportare la quantità, cioè poca linfa per troppi rami. Ho tolto tutta la frutta, questa ne aveva parecchia di frutta, ma ho cercato di lasciare la pianta, appunto, la linfa, invece che la frutta. Qui infatti adesso non troveremo quasi più frutta. Qui abbiamo quella di prima, quindi c'era la San Castrese, Pero Scipiona, un capitozzo pure questa, guardate qua com'è. Chi è che si mangia tutti gli affidi? Tutti no, spero. Sì, li tiene botta. Scipiona su Franco. Al momento non vedo una gran differenza di resistenza tra Franco e Ba29, ripeto. Anche questo è interessante perché questo qui è il primo mandorlo che ho piantato. Qui c'era un'albicocca bella d'Imola che è morta, l'unico albicocco che mi è morto, e ci ho messo il mandorlo tuono autofertile. Capitozza pure qua, bella, guardate come mi butta già bene, guardate che roba, guardate già che chiaramente poi se innaffiammiamo la pianta e via dicendo, ma solo già questo qui a fine maggio va benissimo, cioè è cresciuta parecchio, eh. Se non avessimo capitozzata, non avremmo avuto questo risultato. Potete andare a vedere i miei video vecchi in passato come piantavo le piante. E non avevo questi risultati. Le mettevo direttamente così come era la stona. Mandorlo tuono, quindi. Su GF, chiaramente. Mandorli e peschi sono su GF. Questo qui è il melo abbondanza rossa, anche questo, ecco, questo è impressionante, guardate qui dove è stato fatto il taglio. No, scusate, qui era morto tutto l'anno scorso, poi a un certo punto ha ributtato proprio prima del portinnesto e qui ho fatto un taglio e questi qui però sono i getti nuovi dopo, e quindi bene, lo riprendiamo anche qui, dovrebbe riprendersi. Comunque vedo un sacco di siccità, rispetto a quei peschi, due peschi da sole che vi ho fatto vedere che hanno una foglia bella, perché là c'è acqua. Qui c'è siccità, purtroppo. Quando c'è siccità vuol dire anche il problema che vi facevo, che appunto se c'è siccità quest'anno qui l'induzione florale sarà scarsa, il prossimo anno anche se ci sarà acqua ci sarà poca frutta. Perché per avere una buona fruttificazione, quindi una buona produzione di fiore, ci deve essere anche acqua quest'anno. Se no la pianta la prende come una crisi e quindi non è intenzionata a fare troppi frutti perché inizia ad adattarsi a scarsità d'acqua. Si adattano anche le piante. Bisognerebbe infatti, come la penso io, iniziare a coltivare, a selezionare dei cultivar resistenti anche alla siccità, perché il cambiamento climatico è impressionante, invece di produrre solo frutti che siano belli esteriormente, che poi non siano buoni. L'andamento delle piante da frutto dovrebbe corrispondere anche con l'andamento climatico e non lo è tanto, non lo vedo molto in questo momento. Allora, qui intanto che qui vi faccio vedere l'aurora, guardate che roba impressionante, che carico di robe, veramente bellissimo, stupende. E come tiene, come tiene. Guardate i getti tutti nuovi, pam. Questa è una varietà che o ha trovato buona la terra qui, o se no questa è un'ottima varietà per sta zona. Questi sono appunto i rametti di cui vi parlavo. Ottima questa strategia di, non senza esagerare, però di lasciare le branche così che con il peso della frutta, qui non bisogna esagerare, non dovrebbe toccare per terra, ovvio, però mi va a formare tutti questi rami anticipati per il prossimo anno, dove qui avremo fruttificazione il prossimo anno. Ottimo. Ok, questa è una strategia da utilizzare. Aurora, se volete provarla precoce, funziona molto bene per me in Emilia Romagna. Poi non so se sarà molto buona, però è molto bella. Questo spero anche sia anche buona, se no non ha tanto senso. E qui abbiamo ripreso anche questa qui, dall'orlo della morte.
che è la regina Claudia trasparente, non verde, trasparente. Capitozzo bassissimo. Infatti io, il fatto è che quando fai questi lavori qui e non si conosce la cosa, avevo un sacco paura a fare queste cose qui, capitozzare, ho detto qui la perdo, ma invece l'ho salvata. Se la lasciavo, se guardate i video vecchi come stava sta pianta qui, uno diceva lì non c'è più niente da fare. Invece pam, quando rigenera nuovi rami, la pianta ci salva davvero, insomma. Quindi quella regina Claudia trasparente su mirabolano da seme. Qui siamo ai peri, guardate l'aromice lì come cresce, impressionante, devo andare a sfalciare. Scusate, questa è la Max Red Barlet sul Ba 29, Max Red Barlet sul Ba 29, oh, buona, buona, mi piace, questo sembra anche abbastanza resistente, qui capitozzo puro. Bene. Qui c'è un pesco che è stato parecchio male l'anno scorso, dicevo che non l'avrei più visto quest'anno, invece non è la classica andamento in cui tengo io le piante, non le porto su così, però può essere un'alternativa a potarle così anche. Non l'ho voluto fare, è venuto su così perché sono morte tutte, tutti i rami anticipati qua sono tutti morti, ha sviluppato una cancrena qua interna. Allora mi hanno detto, guarda, vuoi sviluppare delle gemme qua, fai dei tagli con le cesoie. Gli ho fatto solo del male perché non è nata nessuna gemma qui, vedete, queste sono tagli ormai di 3-4 mesi fa, quindi non credo che va a sviluppare dei nuovi rami lì. Ormai questa è la sua forma. Questa è una varietà strana che su internet quasi non si trova, si chiama Forlì 1, Forlì 1. È una varietà molto vicina a dove sto io, Romagnola, non so di cosa si tratta, cioè è un pesco ma non so bene se è una nettarina o non c'è frutta, giustamente perché la pianta poretta, però Forlì uno. Questo è un melodurello pure, eccolo infatti che mi caccia questi capitozzo qui, ma la pianta quando fa sta cosa qui non è bella, ma io non me ne faccio niente dal momento di un selvatico di melo, perché voglio queste specie antiche, le voglio cercare di tenere, quindi melodurello su Franco, vediamo se qui, come vedete è tutto disastroso, specie hanno fatto fatica. L'anno scorso non sono praticamente cresciute, sono state ferme, quest'anno... Ecco, l'anno scorso se le avessi potate basse, non così basse dico, ma più basse, avrei fatto un lavoro migliore. Quest'anno me le sarei trovate in maniera migliore. Poi chiaramente nei spazi vuoti si può rifare la placenta, vedete qui dove ho messo i pioppi, almeno vi raccogliete due o tre fave, poca roba, però potete provare a farlo. Qui abbiamo la scannarda, che è una susino europeo, dovrebbe essere del sud Italia questo, non c'è frutta, molto assurgente, va su come non mai, no, non c'è frutta, scannarda. Ah, qui c'è la regina d'ottobre, questa sono felice di essere riuscito a salvarla pure qua, questo pensavo anche questo, perché ecco, le pesche fanno più fatica a fare quel lavoro lì, se le albicocche, le susine, i meli, i peri, se le taglio bassi, loro bene, ripartono, ma le pesche mi facevano paura. Ho detto o la salvo o amen, perché era una pianta che stava morendo, taglio basso visto che c'era una gemma viva. E in realtà poi è riuscita ad aprire anche altre gemme là in basso, e quindi sono felice di vederla così. Questa è una pesca, tra l'altro ad ottobre la fa, quindi cultivar particolare.
andiamo a concludere col filare 5. Filare 5 abbiamo, ecco, qui abbiamo diverse cose nuove perché sono morte. Infatti anche l'erba è più brutta qua. Allora, melodecio su franco, anche qui capitozzo e rigetto buono comunque. Bene, speriamo che cresca bene. Qui abbiamo, guardate, no, veramente questo è importante, guardate come potete sfruttare tutti questi spazi così vuoti dove è fallito il primo anno, dove, non vi, dove vi aspettavate che cresceva il sambuco, ma per esempio non è cresciuto nulla. Potete rifare una mezza placenta dove potete mangiarvi anche qualcosa e favorisce anche l'azoto, l'azoto fissazione nel terreno, quindi si può fare. Qui c'è un William, una pera William su franco che ho piantato quest'anno. Questa l'ho piantata quest'anno. Vedete che è al pari delle altre dell'anno scorso. Questo è curioso, questa cosa. Questa pera qui che ho piantato quest'anno è al pari delle pere dell'anno scorso. Che poi vi faccio vedere. Cos'è che ho fatto subito? Ho capito l'errore che ho fatto l'anno scorso, che l'avevo potate qua, l'avevo capitozzate qua in alto, ho detto adesso la capitozzo in basso, che mi si rinvigorisce bene, mi attecchisce bene. Infatti, anche nel terreno scarso, guardate che buona produzione già di foglie il primo anno. Qui passiamo alla William Suba 29 dell'anno scorso, quindi questo è un anno in più, infatti. Stava molto male, l'ho capitozzata. Vedete che più o meno comunque. Sì, quella è più piccola, però questa 2 anni. Ok. È quasi come se avessimo sprecato un anno senza capitozzarla bene. Allora, qui è poi particolare perché c'era un. Ah, qui c'era l'albicocco San Francesco. C'era l'albicocco San Francesco che è morto. Non e guardavo un po' di tempo fa che si buttava da porta innesto, non stava buttando niente. 2 mesi fa ho detto vabbè, ci metto i peschi da seme. Sono cresciuti i peschi, ma poi è partito anche il porta innesto. Quindi, questo qui ci potremmo innestare qualcosa. Rifacendo la placenta di fianco col mais e via dicendo. Allora, qui. Questa è una mela di quest'anno perché c'era la mela campanino che ho spostato da un'altra parte che stava morendo ma si è ripresa. Allora, questa qui è una mela Galà, famosa, da produzione intensiva sull'M9. Galà credo che sia Nuova Zelanda. Sull'M9 che è super nano, porta innesto più nano che c'è del melo, dell'est mailing. E era una pianta bruttina quando me l'ha andata. Capitozzata qui, ma è piena di bolla, è piena di afidi. Vedremo comunque. Sull'M9 non consiglio di prendere i porti innesti, ma ho trovato solo questo qui a marzo. Qui c'era il pesco carota, ma è morto e come vedete, morto l'anno scorso. È nato un porti innesto, ragazzi, di GF che è bestiale, guardatelo. Crescendo di brutto. Andrà innestato quello. Poi qui c'è la Buttirardi, pero Buttirardi, sempre vi faccio vedere come l'intelligenza di sfruttare questi spazi vuoti, non lasciate mai spazi vuoti, fondamentale. Non bisogna lasciare spazi vuoti, bisogna sempre mettere qualcosa in mezzo. Butirardi capitozzata Suba 29, che va bene, insomma, vedo anche abbastanza bene, sì, lo vedo riprendersi anche abbastanza bene su questo filare. Questo è esploso troppo anche per me, si sta sciogliendo perché su questo filare qui io ho messo letame di cavallo fresco, probabilmente l'anno scorso quello che è successo è che era troppo fresco ha danneggiato le piante, ma quest'anno si sta sciogliendo bene.
e alcune piante stanno esplodendo veramente, anche troppo. Questo è tutta roba di quest'anno, cioè questa è micidiale. Questa qui è la Mirabelle de Nancy, che è un susino francese. Bestiale sta pianta. Sì, mi sembra che si stiano riprendendo molto bene le piante qua, però. Pero mora di Faenza. Qui vedete, un po' di fave qua e là. Mora di Faenza qui. Un po' di problemi, ma andiamo a prendere, andiamo a recuperare con dei capitozzi Lembasso dell'anno scorso, non di quest'anno in questo caso. Che poi vedete anche tutti i nuovi alberi di quest'anno che abbiamo messo di pioppo, andare a recuperare ciò che l'anno scorso era morto. Qui abbiamo la pelecchiella che sta facendo molto molto bene qua, è uno degli alberi più belli, più produttivi di questo brutto filare. Guardate come ci getta bene, nuovo, benissimo. Questa dicono che sia molto buona, varietà campana. E presenta questo che loro chiamano difetto, ma non è, per me è un difetto, colorazione un po' strana, che i clienti di solito dicono: ah no, quella non la vogliamo, ma dicono che sia 1000 volte più bella rispetto alle classiche Wondercot, Mayacot, Tomcot. Pelecchiella su mirabolano da seme. Qui abbiamo un vecchio gelso di 4-5 anni che abbiamo salvato sempre col taglio. Tanto faccio una pausa, un breakfast. Di là c'è un melo. Gelata, melo gelata su Franco. Questo per me produce anche piuttosto mezza l'estate, perché vedo le mele che sono già belle grosse. Questo pure, questo qui si è salvato. Era l'anno scorso, questo qui che era la stone principale era morto e ha gettato da lì, per fortuna dal nesto e non dal portinnesto. E quindi il portinnesto è vigorosissimo adesso, alimenta benissimo tutta la pianta e la riprendiamo. Anche qui vedete com'è, che sotto pesco si può sfruttare tutto. Questo qui vedete anche il salice che stava male potato, capitozzato. Qui bam, riprende tutto. Infatti mi pento di non aver capitozzato diversi pioppi che stavano male, come questo qui. Questo mi pento di non aver capitozzato, perché non è una pianta bella. Se l'avessi capitozzato gli dava un vigore tremendo, che tra l'altro per esempio chiamano il taglio tecnico nelle paulonie. Cioè lasciano crescere gli alberi per un anno, primo anno, e poi secondo anno a marzo, boom, lo tagliano alla base in modo che prende vigoria. E poi si seleziona dopo qualche mese un getto per fargli fare l'albero definitivo. Questo qui è una nettarina piatta che si chiama Federica, si chiama. E bello, si sta salvando, stava malissimo l'anno scorso. L'anno scorso pensavo morisse. E guardate come si fa la cascola da sola. Queste cascano anche da sole. Quest'anno non ha avuto la bolla, o poca, veramente poca ne ha avuta quest'anno. E quindi probabilmente mangeranno delle pesche. Nettarina piatta Federica. Annaspat, susino Annaspat, molto sorgente, cresciuto poco comunque, però per questo filare va bene. Tutto va bene, butta della roba nuova da qua sotto. Non so che qualità, non so se sia buona. Qui siamo sul Pero Lauro,
Però Lauro capitostato pure lui su Franco. Questo pure è stato un miracolo perché pensavo morisse pure. Che è l'angeleno che pronuncia Licina, credo. Non lo so. Comunque una prugna. E vabbè, questo porta innesso però, cacchio. Questo va tolto. Non l'ho mica visto. Non bisogna lasciare che crescano questi. E questo è quello buono. Questo qui stava malissimo, capitassato, alto qua. Un po' più alto. Si sta riprendendo. Devo stare attenti però. Dopo ci guardo. Bene, andiamo a farvi vedere le altre cose. Ok, allora iniziamo a descrivere tutta questa parte qua. E dice l'apposito video che ho fatto un po' di tempo fa. Iniziamo a descrivere che questo qui appunto è Ground Zero, che è la prima zona appunto che ho fatto. E facciamo la seconda nuova, questa la chiamo New Ground Zero. Le piante però qui sono tutte di sempre che vanno per il secondo anno. Cioè seconda foglia, quindi piantate il 2021, tranne questa che ha 5 anni con Nespolo germanico, che ve lo faccio vedere adesso, ma non c'entra. Nespolo germanico che va per il quinto anno. Iniziamo da questo esperimento di vite. Quindi ripeto, tutto quello che vedete adesso è stato piantato insieme all'agroforesta qua nel 2021, ok? È uguale, c'è anche nei video vecchi dove faccio l'impianto di questa zona qui. Questo era un esperimento, volevo fare una vite maritata o alberata, comunque piantata, adesso non so bene dirvi la differenza, non me la ricordo. Comunque sostanzialmente è far sì che le viti usano come tutore gli alberi ad alto fusto. Non è venuto, ma bisognerà aspettare un altro po' di tempo perché i miei pioppi sono morti tutti. E quindi ne ho dovuti mettere dei nuovi. Questo qui è un pioppo nuovo e questa qui è roba nuova, piccolissima, ancora olmi. Una volta le maritavano nella mia zona con gli olmi. Pioppi bianchi non si utilizzavano, adesso le proviamo. Quindi questo è il progetto. Questo qui è un pioppo bianco. L'obiettivo sarà quindi, invece di utilizzare il tutore morto, legno morto o cemento, utilizziamo un tutore vivo. La densità qui, ragazzi, lo so, è ultra densa, è una zona sperimentale per studiare l'ombreggiamento, la produzione della frutta in condizioni di ombreggiamento, semi-ombreggiamento abbastanza intenso. Allora, dato che questo è importante, voglio anche dire che uva c'è qui, ok? Allora, questa qui è una vite di Albana, questa Albana, famosa Bertin Oro, c'è tutta la sua leggenda di Berti in oro, in calici di oro. Andatevela a leggere su internet, è molto bella. E qui abbiamo, vabbè, i nostri alberi tutori emergenti. Abbiamo un'altra vite d'Albana che esplosa. Questa qui è un'Albana. Quello che faccio adesso è tenerli attaccati a questi piccoli tutori di canna e poi tenerli sempre lì, potati sempre lì ogni anno, e poi quando finalmente va a lignificare il pioppo, credo fra 2 anni, le faccio rampicare lì. Ma si può comunque già raccogliere l'uva in questa maniera, semplicemente con questi piccoli tutori. Vado a far lignificare tutta questa zona qui. Questa qui di Albana, anche questa qui, poi qui c'è una pizzutello che era morta, non c'è più, e qui c'è una pizzutello nero che invece è sopravvissuta. Sopravvissuta. Quest'anno niente uva, ma è normale. Cioè, in realtà, se fosse cresciuta bene l'anno scorso, avrebbe già fatto l'uva anche quest'anno. Questa è sul Poulsen, Portinnesto Poulsen 1103, vigoroso. Qui poi passiamo al classico della mia zona, che è Sangiovese. Uva da vino, molto forte su questi terreni brutti, sabbiosi, poco fertili.
Sangiovese sul 420A barra Sangiovese, pure questo. Questi andavano tutti a arrampicarsi su questo melo qui, che quindi l'ho incanalato così. Qui passiamo appunto a questa densità estrema, vedete dei filari qui che sono a una distanza di mezzo metro, neanche 2 metri. Ripeto, è un esperimento, è molto molto interessante vedere la fruttificazione in condizioni di ombreggiamento molto alto. Bisogna andare a potare qui chiaramente, adesso non ho fatto in tempo prima di fare il video. Allora, qui abbiamo dei filari da frutta piccolissimi, come vedete. Qui non è mai stato rigirato il suolo, qui non è mai stato fatta la scassatura ai 50-60 cm, solo stato molto zappato il terreno e molto trivellato dove ci sono le piante. Qui abbiamo un albero da frutto di albicocco, che è la pisana. Pisana fruttificazione bassa, chiaramente qui siamo anche in ombra, ma non credo che dipenda la fruttificazione in questo caso dall'ombra, perché l'anno scorso qui non c'era ombra, dato che gli alberi ancora non erano cresciuti. Però guardate come caccia bene là. Bene. Bicocco pisana, quello lì. Che abbiamo un pero che ci sarebbe da fare un discorso adesso. Adesso proviamo a farlo. Martin secco su Ba 29. Martin secco su Ba 29. Tra l'altro un pero anche che sta crescendo di più rispetto agli altri. E qui vabbè, era morto il pioppo, l'abbiamo rimesso. Allora, il discorso è questo. Il discorso è che, non avendo rigirato il terreno qui, le piante, e il terreno quindi è più duro in questa zona, cos'è che mi sembra di vedere e credo che stia succedendo? È che il terreno, è vero che è più fertile perché non abbiamo messo lo strato sotto, di fertilità sotto a quei 30 cm. Quindi il primo anno crescono molto piano perché la terra è molto dura, ma il secondo anno credo che iniziano a crescere più veloce queste piante qui, rispetto a queste piante qui. Per quale motivo? Perché qui il terreno è stato rigirato e quindi qui hanno l'incentivo iniziale dell'anno della scassatura, dove il terreno è morbidissimo, quindi le radici viaggiano, in più l'avevo anche concimate con letame e col compost, e quindi il primo anno fanno molto bene, ma poi negli anni successivi credo che invece rallentino, perché il terreno è rigirato, quindi quando finisce il letame e il compost che ho messo si bloccano un po'. Invece qui abbiamo gli orizzonti rispettati, la fertilità rispettata, quindi il primo anno la terra è dura, è vero, però quello che succede è che poi gli anni a seguire hanno appunto possibilità di crescere più velocemente perché c'è più fertilità. Perché poi ricordo che è vero che scompattiamo il terreno, ma una volta che l'abbiamo scompattato, in un giro di 1-2 anni si ricompatta in maniera naturale, molto velocemente vedo che si sta ricompattando. Bene, questo era il discorso che volevo fare. Qui abbiamo un filare molto sperimentale di frutti di bosco e via dicendo, che adesso vi vado a descrivere. Qui vabbè, qui c'è quel nespolo di prima che non c'entra. Qui c'era scusate, qui c'è un nocciolo che è morto, vabbè. Qui c'è un ribes, guardate, questo è a me mi interessa sta roba so che è particolare. Questo è un ribes che viene considerato molto resistente all'ombra sotto il nespolo, non fruttifica. Però lui fila e va a cercarsi lo spazio, vedete? Quindi per la fruttificazione anche dei frutti di bosco chiaramente ci deve essere luce. Meno di un frutto normale, ma questo qui è un Ribes Versailles. Questo qui è un Ribes Titania, che pure questo però non vedo fruttificazione praticamente. È un Ribes molto... ah no, c'è più fruttificazione, ma non tanto comunque. Non tanto fruttificazione, forse viene a piovere. Questo è un noce, che era un noce di 3 anni trapiantato, che l'ho capitozzato e l'ho recuperato anche questo così. Chiaramente qui non c'è spazio per un noce di crescere, ma ho finito lo spazio nel mio terreno, quindi devo vedere delle cose con i noci, ma possono crescere anche in questa terra qui, noci mi sembra. Qui abbiamo un lampone, questo è un noce Chandler. Abbiamo il lampone Polana, rifiorente, quest'anno rifiorente
qui, poca roba. Sulla roba dell'anno scorso, che sono questi tronchetti qui, che ancora hanno la linfa. Questa è roba di quest'anno che ci andiamo a mangiare a settembre-ottobre. Questo qui è un limone, non di quelle che avete visto nei miei video, ma è un limone che mi ha regalato il mio vicino, che non so su cosa è innestato, quindi proviamo. Ma è un limone molto vecchio, questo è un limone che aveva anche 20, 15 anni, credo. Ho fatto un po' di mais qui, andiamo ad aiutare, vedremo. L'avevo potato tutto, è rimasto solo queste tre foglie e ha rigettato molto velocemente. Mi fa la tecchiera. Questa è uva spina, qua non produce tanto, non so, anche se non c'è tanta ombra, ma non saprei. L'uva spina è la come quella là, è la White Smith. Qui abbiamo il Boysenberry, che è appunto quell'incrocio tra more e lamponi. Qui abbiamo il nostro ramo di dell'anno scorso, che però vedo che muore molto velocemente. Dove è rifiorente, dovrebbe essere rifiorente, o forse no, non lo so. E qui c'è anche un discorso da fare, che vedo anche che sui rami che stanno per terra c'è una buona fruttificazione, quindi ha sempre senso portarli su così, non lo so. Qui abbiamo, qui è morta tanta roba, è morto l'ulivo, sono morti tutti i limoni, però è rimasto il Ribes Jennifer. Ribes Jennifer, anche qui non vedo fruttificare questa zona, anche se non è poi così tanto ombreggiante, c'è poca roba, non so come mai, un po' così, qualcosina, poco. Forse era cresciuto poco l'anno scorso per quello, perché qui le luci ne arriva. E questo qui è il nostro lampone polca. Questa qui è tutta roba appunto che viene dai getti dell'anno scorso, e niente, quindi lei adesso mi va a fruttificare bene quest'anno qui a giugno, e poi fruttifica su questi getti nuovi che vengono dalla parte radicale bassa a settembre, quindi questi andranno tolti fra poco. Bene, qui sono morti anche tutti i mirtilli, non è rimasto neanche uno. Il limone 4 stagioni qui è morto. Bene, allora cerchiamo di concludere, che sta anche piovendo. Quindi l'aria ultra sperimentale con i frutti di bosco, qua è tutto ultra denso. Passiamo quindi a questa, che è la mia zona preferita, sinceramente. So che questa è una vera già foresta. Chi conosce Miyawaki, il tipo di Miyawaki Forest, cioè super denso, questo è una Miyawaki Forest, perché abbiamo una densità che va oltre ai 3 alberi per metro quadro. Ci sono dei punti a favore, tantissimi punti a sfavore. Il punto sfavore, la fruttificazione, il grandissimo punto a favore è che hai già un posto così bello e denso di biomassa in un anno. E quindi allora siamo all'albicocca. Questa è una reale di Imola, che è anche interessante a paragonarla con l'altra, no? Cioè, nel senso, quella reale di Imola là, quell'albicocca che abbiamo visto all'inizio, che era super cresciuto col terreno soffice, rispetto a questo dove non è stato lavorato il terreno, potete vedere la differenza. Non vuol dire che non cresca, però vedete la differenza di crescita. Se si lavora il terreno bisogna concimarlo molto bene, anche per me fino al secondo anno, se no si rischia. Reali di Imola qui fruttifica quello che può fare, perché non è tanto grande. Entriamo qua dentro, ragazzi, bellissimo. E poi l'ho potata già parecchie volte, tutti i top canopy. Quindi qui abbiamo la nostra susina, non credo, no, è una salicina, quindi è una prugna cino giapponese, susina del drago, comunque è prugna del drago.
E in realtà questo si chiama susino sangue di drago, anche se non è un susino, però fruttificazione buona in realtà, anche là in quel ramo là, per una pianta così piccola. Chiaramente i rami poi che vanno in orizzontale va meglio. Qui era morta una pesca che era la rosa dell'oeste e l'abbiamo messa quest'anno, questo pero qua, sempre col capitozzo come vedete, che è una Abate Fetel, pero Abate Fetel suba 29, piantato quest'anno qui a gennaio più o meno. Poi abbiamo, scusate, mi sono confuso. Abbiamo questo Nashi, che è un Nashi Shinseiki su Franco. Fruttificazione, adesso non riesco perché ho due cose in mano, però ho visto un po' di frutti. Comunque è stato capitozzato questo. Capitozzato, qui andiamo sulla parte della piantata, sempre quindi delle nostre uve che vanno a arrampicarsi. Qui vedete che l'ombra è parecchia e chiaramente l'uva fatica di più a crescere, anche se non è del tutto vero, perché la cresce parecchio. Queste qui, infatti, perché vedo che le viti dove non tipo questa qui che è la Vite Italia, no, scusate. Questa qui è la Pizzutello bianca su Paulsen 100, 1103. Vedo che le uve da tavola fanno una gran fatica qua, però qui poi c'è da dire, ci sarebbe da dire tantissime cose perché le ho piantate malissimo, cioè cose che ho fatto, le ho tenute troppo alte, cioè non ho messo giù, cioè vedete com'è alto questo. Però poi c'è da dire un'altra cosa, che ho messo troppa pacciamatura e ho sofferto il ristagno e via dicendo. Qui mi si sta bagnando tutto. Quella, anche quella lì, è una Pizzutello bianca. Qui c'erano dei kiwi che sono morti tutti. Kiwi, niente da fare. Tutti morti, kiwi Tuscia, kiwi Clone 8. Sono tutti morti. Andiamo avanti, anche diversa uva è morta, qui in realtà non è morta tutta, cioè no, anzi l'uva è sopravvissuta anche parecchio. Questa è la cagnina, che è proprio del, vedete come in realtà questa cresce parecchio, anche se c'è l'ombra, guardate fino a dove arriva, già sta arrampicando questa. Questa è la cagnina, che è tipica del nostro clima romagnolo, uva da vino. Cagnina è l'altra cagnina, questa qui, che già ho messo tutore 2 giorni fa e già l'ha preso. Qui abbiamo questa, ecco, questa è la Vite Italia, che è uva da tavola, sul Paulsen 1103. Forse non è adatto a questa zona, che sia molto vigoroso, però qui l'altra Vite Italia è morta. In realtà ne sono sopravvissute tantissime di viti. Vedo, più di quelle che pensavo. Qui i kiwi sono morti, ma è rimasto il trebbiano. Trebbiano, sono sopravvissuti. No, ne è morto uno di trebbiano. Trebbiano, che questo è tipico del Ravennate. Sul 103 molto vigoroso. Sul 1103 Paulsen. Qui abbiamo la Sultanina bianca. Sultanina bianca, vedo, bellissimo, questa cresce tantissimo, non pensavo, adesso che ci vedo. La Sultanina bianca, ragazzi, bene, che mi interessano le uve, preferisco le uve da tavolo, comunque da uva passa, rispetto alle uve da vino, almeno per i miei gusti, molto. E poi abbiamo le ultime due, che sono il Barbera da vino rosso, questa e quest'altra. Poi andiamo a concludere qua perché mi si bagna il quaderno con le ultime due frutti, che sono il susino favorito del sultano, susino favorito del sultano,
che sta crescendo benissimo, ma non fruttifica, non credo, per la bassa insolazione. E qui c'è il San Francesco, che è quello che vi facevo vedere prima, che ho fatto vedere prima là, che ha questa foglia un po' così, tutta attorcigliata, che ho messo tra la sua caratteristica, probabilmente la siccità, e questa è la sua fruttificazione, che è abbondante su questi rami, come li chiamano? Sono brindilli quelli? Sì, sono brindilli. E quindi dai, questa è la situazione. Poi, vabbè, là c'è un melograno che non vi ho fatto vedere, che è un melograno brillante rojo. Questo però ha 4 anni, era piccolissimo, sta crescendo bene adesso, pronto a fruttificare. Allora, partendo da qua, per quanto riguarda sempre la descrizione di tutti gli alberi, allora qui c'è un portici, che questo qui però è un albero di 5 anni. Quindi adesso vado a farvi vedere tutti gli alberi che ho piantato, i primi alberi che ho piantato nel 2017. Questo albero qui quest'anno ha fruttificazione molto molto scarsa, c'è poca roba, forse perché è stato potato poco o perché appunto c'è molta ombra. Però questa qui è la situazione. Poi, entrando qua dentro, che è appunto la zona di, diciamo, iniziata 4 anni fa, poi ci sono tante cose che ho messo durante appunto questi 4 anni. E vediamo di far così, vediamo di fare. Sì, iniziamo dalla parte sinistra per non far confusione. Allora, qui c'è tutta una staccionata, o diciamo così, siepe, che questa qui ha più o meno 2 anni, perché all'inizio non mettevo gli alberi qua nella siepe, quindi questi qui che vedete sono tutti salici, piantati 2 anni fa. Ci sono poi le tamerici, ci sono delle talee di pioppi dell'anno scorso, salici, e tutte tamerici che vengono potate molto molto drasticamente per fare sostanza organica. E qui, poi vabbè, ci sono degli esperimenti con le fave, ma c'è troppa ombra qui. Questo qui è un fico trapiantato da Pollone. Questo in realtà è il primo albero che trapiantai, ma è il più piccolo di tutti, perché ho preso un pollone là da un fico che abbiamo e lo misi, lo cacciai proprio lì dentro, stette in sofferenza per 4 anni. Questo l'anno scorso, e quest'anno qui iniziò a prendere. Qui c'è un nasci, anche questo va per il quarto anno, quindi quarta foglia. Un albero che aveva sofferto moltissimo, l'ho capitazzato l'anno scorso e ha buttato, si è ripreso molto. Qui abbiamo dei peschi che ho trapiantato quest'anno a febbraio, che stavano crescendo nel giardino in maniera spontanea, li ho messi qua. Qui c'è la Gledizia tricantos di 2 anni fa. Qui c'è l'albicocco Mayakot, che vi ho descritto diverse volte per la peculiarità, per essere un albicocco molto molto precoce per questa zona qui. Però comunque fa delle albicocche anche molto grandi. Siamo comunque a fine maggio, oggi è il 27 di maggio. E fruttificazione comunque molto generosa per essere un albero che vedete è in sofferenza, proprio per me, perché sta prelevando il più possibile i nutrienti per fruttificare
in un clima come il nostro, così precocemente, insomma. Però le albicocche sono anche buone. Poi qui a sinistra abbiamo sempre la nostra siepe, sempre di pioppi bianchi, Robinia pseudacacia, guardate com'è bella qua. Qui c'è un terreno molto 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 secco, anche per colpa, diciamo, della manutenzione che viene fatta dalle nostre vicinanze. E la robinia vola, anche se ha una foglia un po' bruttina, la robinia vola, stupenda. Abbiamo un pioppo bianco. Qui nel corso di diversi anni sono morte diverse specie, tra cui i pioppi neri sono morti. Questa è una pioppella di pioppo bianco che forse attecchisce, trapiantata a febbraio di quest'anno. Qui abbiamo dei salici sempre di 2 anni fa, crescono molto lentamente. Qui abbiamo gli olmi, abbiamo degli olmi che crescono piuttosto velocemente nei climi secchi, sempre delle pioppelle di salice. Abbiamo i sambuchi che vanno potati sicuramente, abbiamo la gledizia tricantos e i melograni qui e via dicendo. Qui ci sono degli innesti, che ho fatto a corona quest'anno qui, a marzo, c'è anche il video. Questo qui era un portinnesto di mirabolano di 3 anni, dove ci ho innestato la regina Claudia. Va piuttosto bene, a parte questa marza qui che è successo qualcosa. Qui abbiamo una Stanley. Albero piantato veramente molto male 4 anni fa, senza averlo mai. Questo, ecco, questo qui è un albero che non ho mai potato, per esempio. Fruttifica molto poco, però nei rami chiaramente orizzontali e pendenti la fruttificazione è abbondante, come vedete. E poi difficile farvi vedere bene perché è tutto molto denso. Rimango sempre nella zona primordiale, la primaria, che chiamo Ground Zero. Questa qui è una quercia trapiantata l'anno scorso e capitozzata quest'anno per fargli prendere vigoria. E guardate anche la quercia quanto giova del capitozzo se non è in forma. Non era assolutamente in forma. Queste sono tutte le, diciamo così, le piante da biomassa che ho piantato quest'anno. Non ve le faccio vedere tutte, sennò diventa molto lungo il video. Comunque paulonia, pioppi neri, è una placenta di alberi secondari, pioppi bianchi e sambuchi. Qui c'è un frassino l'anno scorso trapiantato, angustifoglia. Già fatto vedere. Qui abbiamo un bel fontano, Alnus glutinosa, che per me in questo clima non va tanto bene, in realtà necessita di parecchia acqua. Qui abbiamo velocemente, abbiamo un filare, anche qui una specie di siepe staccionata, viva, sempre di alberi da questo qui, no, albero forestale di 2 anni fa, e quelle altre sono tutte talee, che hanno, sono state taleizzate l'anno scorso, a parte qualche alveolo, come vedete qui, di frassino. E tamerici, e anche qui c'è un fontano d'alveolo. Poi andiamo qua, facciamo vedere bene. Questa è una Pera Conference di uno degli alberi più vecchi, questa 4 anni, su,
29, molta fruttificazione e sì, molta fruttificazione. In realtà questa pianta mi delude molto, però il del bar 29, perché non ha una buona attenzione, non c'è una buona accettazione dell'innesto per me. Comunque poi qui abbiamo un ciliegio trapiantato l'anno scorso, che anche questo va col capitozzo, cioè il capitozzo ceduato praticamente, tagliato lì per fargli prendere vigoria perché stava molto male. Questo è un pioppo d'alveolo di 2 anni, trapiantato l'anno scorso a marzo, se mi ricordo bene. Pure questo, adesso mi sto spostando in quest'altro filare qui, questo qui addirittura si va a fondere, un altro pioppo bianco va a fare l'emergente che è il suo secondo anno. Qui abbiamo dei piccoli esperimenti, questi li ho riprodotti io da seme, è un olmo. L'olmo, ripeto, è una pianta che consiglio molto in climi secchi, che fa veramente tanto, continua a crescere anche se non piove. E questo qui da seme messo l'anno scorso, guardate che bestia. Questo pure è un capitozzo lì di un acero che stava soffrendo e si va a riprendere. Questo è un salice bianco, oppure lui, no, lui questo non l'ho mai capitozzato, alveolo 2 anni. Qui c'è un capitozzo di una delle piante più vecchie, questo addirittura 5 anni. Chioto, varietà Chioto, molto famosa in Romagna per la produzione di bicocche. Capitozzo fatto qua 2-3 mesi fa e finalmente st'albero si è ripreso la grande, quindi ci troviamo poi cambiando filare. Questi sono i primi, anche questi sono i primi alberi che misi. In realtà sono querce, tra cui roverelle, questa dovrebbe essere la roverella con questa foglia qui, e questa dovrebbe essere la farnia, dovrebbe essere, quindi Quercus rubur e Quercus pubescens, prese dalla pineta qua vicino e a 5 anni, erano piantine così, sono proprio prelevate con la zappa. Allora, qui abbiamo invece un nasci Pyrus pirifoglia, pianta stupenda, mai potata in questo caso, fatto male a non potarla mai, ma i primi esperimenti, pianta di 4 anni. Qui c'è un po' di secume. Vedo che i peri in generale, comunque, se non piove, vogliono veramente tanta acqua, soffrono. Comunque questo fa veramente molti frutti in realtà, ma ecco, infatti vedete come secca. A parte che ci sono anche gli afidi, però poi qui abbiamo, vediamo, passiamo di qua. C'è la Stanley, che è cresciuta in maniera assurda senza averla mai potata, 4 anni, poca fruttificazione, però non tanto. E le drupaci, se non si aprono, fruttificano veramente poco, a differenza invece delle pomaci, quello che mi sembra di vedere. Fruttificazione tutte su quei rami lì pendenti, sui rami dritti c'è qualcosa di mazzetti, ma c'è poca roba comunque. Poi qui è sempre il solito discorso, di questo qui è un pioppo che era cresciuto molto poco dall'anno scorso. Sempre qui vedete che c'è un bel vuoto, c'è un gran spazio. Allora, dove c'è spazio così sono andato a mettere dei top canopy, pioppi bianchi, pioppi neri e sambuchi. Poi, cambiando filare, partendo da qui, l'ultimo filare, che è appunto il fico, che dovrebbe essere brugiotto bianco. Questo qui è brugiotto bianco e quindi è stato anche questo capitozzato per dargli del vigore.
e lui ributta bene. Questo qui invece è un innesto di albicocco, albicocco Aurora su Mirabolano, e questo è esploso completamente, proprio l'innesto che è venuto meglio di tutti. Non so se vi ricordate negli altri video che questo albero qui era gigante, andava su tantissimo e il tronco era di questa dimensione qua, e l'innesto è andato benissimo, corona a quattro rami. Per chi mi chiede sempre gli innesti, per me gli innesti migliori sono quelli a triangolo o chip budding o comunque a T. Io so fare solo corona e bisognerà imparare a fare anche gli altri comunque. Allora, qui poi c'è il sambuco, questo qui è un sambuco che è nato spontaneamente da una talea, è diventato gigantesco, che poi andrà potato, qui c'è un pioppo nero. Il pioppo nero è uno dei pochi pioppi neri che qua è rimasto. E poi qui abbiamo anche questo è un innesto di pesco di come si chiama? Sant'Anna Balducci. Sono un po' sofferente adesso, ho preso parecchia bolla e vuole l'acqua, non sto più avendo un tubo, non sto più avendo. Queste sono tutte le foglie di bolla che sono marce, sono andate appunto seccate. Questo era un GF677 di 4 anni, però gli innesti sono le ho presi tutti, sempre corona. Poi questo qui è uno degli, anzi, sì, è uno degli alberi più vecchi, se non l'albero più vecchio che c'è qua. Questo va per il quinto anno. È un Florina, Melo Florina, però sono un portinnesto nano. Un portinnesto nano che o è l'M9 o l'M26 se non sbaglio, non mi ricordo neanche i nomi, però fruttificazione qui viene potato veramente molto poco, la potatura verde faccio qua, scarsa però, ma la fruttificazione è bestiale, questo fruttifica tantissimo e è resistente alla ticchiolatura, veramente un albero eccezionale. Guardate già le mele, guardate come l'ho ottenuto in maniera molto selvaggia. Butta addirittura 5 rami dai polloni, tutti però dal nesto e non dal portinnesto. E poi passando qui, questo qui, la maggior parte di queste cose qui appunto sono quelle messe quest'anno. Qui si vede comunque vuole acqua, dopo quello lo descrivo dopo. Qui ci sono tutti i sambuchi e tutti gli alberi da biomassa che appunto in questo, dove c'è il vuoto bisogna andare a riempire con qualcosa chiaramente, e qui c'è spazio per far andare su dei pioppi emergenti e come vi dicevo prima la stessa cosa, talee e alveoli di pioppi e salici. Poi sambuchi come strato basso, e qui c'è un pero dell'anno scorso che è cresciuto molto poco, soffre un sacco la siccità, questo che è lo spina, che se non sbaglio è la spina carpi, pero spina carpi. Questo qui invece è nato da seme, l'ho seminato io quando stava germinando nel vasetto, delle mie sementi di melocotogno, seminato l'anno scorso in questa zona qui, quindi va per il secondo anno, piantina così. Questo qui è un albicocco, guardate come soffre la siccità, non sta piovendo veramente per niente. E di albicocco nato l'anno scorso, da un portice. Siamo sempre uguali con i nostri pioppi e niente, questo è il portinnesto che vi faccio vedere prima, cioè il nesto di albicocco sul Mirabolano, sul 29C di Aurora, molto precoce, e infine lì il brugiotto che vi faccio vedere prima. E questa qui è la zona vi descrivevo. E niente, comunque c'è da dire una cosa che velocemente. Facciamo vedere un qualcosina, che è l'unico frutto che mi mangerò. C'è un po' di formiche così. Andiamo. Un bicocca maiacot. Molto molto sugosa.
è buono, insomma, precocissimo questa zona, è difficile trovare nella zona di Romagna delle albicocche già metà maggio, fine maggio pronte. E quindi il Maiacott io non lo, per me non è un gran cultivo per la nostra zona, però Aurora è ottimo e anche Wondercott sono ottime varietà precoci che credo che resistano ai nostri climi un po' più freddi. Bene, cerchiamo di concludere questo video qui senza quaderno, tanto ho descritto praticamente tutto, vado a dire qualche dettaglio, sarà il video più lungo del canale di sempre. Questo qui è un fico spontaneo che è nato tanti anni fa, che si sta riprendendo dopo una bella potatura e dopo l'entrata del sale. Sono felice. Qui adesso parlo delle siepi e del prato, che è molto importante. Ah no, in realtà qui c'è una mela che dovrebbe essere la campanino, che l'abbiamo recuperata. Anche questa, ragazzi, è impressionante come resistono queste piante. Questa qui è stata piantata l'anno scorso, nel 2021, nell'altra zona là. Vedevo che stava morendo là in quella zona e allora ho deciso di mettere un pero. Però ho detto, beh, tirandola via questa qui, proprio ho tirato via tutta la radice, visto che le radici erano ancora vive, ho detto, diamole una possibilità, trapiantiamola in un'altra zona e col capitozzo, bassissimo. Questa è tutta roba dall'innesto, non dal portinnesto. E si riprende. Bene. Queste sono taleone, non vado ad approfondire su queste cose perché c'è il video apposta di quest'anno. Queste sono tutte quelle belle tamerici che abbiamo potato qui in questa zona salata, si adattano benissimo, ottima pianta tamerice, anche devo utilizzare nei primi anni comunque per andare a togliere il sale, sopporta in maniera tremenda la potatura, benissimo proprio. E sono molto molto felice di questa siepe che ributta in maniera fenomenale. Abbiamo i nostri frassini qui, tutta questa siepe che vedete qua, che non gli davo un euro, nel senso che non speravo, l'ho ripulita abbastanza bene dall'erba, adesso sta ricrescendo, daremo un'altra pulita prima di andarcene. E la tamerice sta facendo miracoli, sta colonizzando tutto il filare, benissimo, frangivento, anche l'olmo potrebbe essere adatto a queste condizioni, quindi ve lo consiglio, un po' lo aiutiamo all'inizio con un po' di placentina, anche se non, insomma, è ridicolo chiamare placenta, e abbiamo anche degli olivagni e qui peri selvatici insieme, però guardate bene come ci butta la nostra tamerice. E quindi molto molto bene, qui abbiamo roba da seme, melocotoni seminati da me nel 2020 addirittura, abbiamo dei meli che manco l'avevo visti, guardate, la tamerice fa questo ruolo di copertura che è buonissimo, è una grandissima idea. Bene, questo sono felice di questo, questo è stato un filare che praticamente non ho utilizzato paglia, quindi però mi dà parecchia soddisfazione vederlo così riprendersi. Ci sono dei peri anche qua, che vabbè, dai. Bene, 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 bene. E quindi questa è la situazione, pochissima acqua. Andiamo a parlare un po' del prato. Pochissima acqua, vedete, anche in zone come saline possiamo raccogliere qualcosa. Buttiamo un po' di seme, ho messo veramente pochi semi qua, eh? Sono delle fave. Qui abbiamo i nostri esperimenti. Qui è pieno di salici. In realtà, se uno guarda bene, in mezzo a questo mare di semi che ho buttato. E quindi niente, appena fa due gocce, come vedete, guardate che bel verde, come inizia a brillare sto verde, insomma, appena fa qualche goccia. Ok, prima del parlare del prato, no, anzi, questo, allora, sì, questa fascia qui ve la descrivo molto molto brevemente perché c'è un video a riguardo, quindi facciamo veloce, sarà un video impressionante. Niente, come vedete passo
abbiamo tutti questi alberi che sono stati seminati, quelli trapiantati poco tempo fa fanno peggio rispetto a quelle seminate a dimora a novembre, questi sono stati trapiantati 2 settimane fa. Qui abbiamo, vedete come tutto da seme, da talea, qua e dal veolo, come ha sensato mettere anche qualche fava in mezzo ai nostri pioppi che piano piano crescono da talea o dal veolo. Questi non hanno funzionato e ecco, se piovesse sarebbe meglio, però vedete che è bello. Anche questo dà molta soddisfazione perché il costo qui è uguale a zero, a parte per la paglia, che può essere sostituita allo sfalcio, se avessimo la falciatrice. E quindi abbiamo tutte robe da seme, qui. Tutto da seme, i nostri albicocchi, i nostri peri, i nostri meli. E quindi sì, è una... Qui è veramente partire da zero. Se non avessimo assolutamente nulla, cioè non avessimo un vivaio da andare a comprare le cose, si può fare lo stesso. E è bello vedere, forse questo è il modo più bello per agroforestare, anche se richiede molto tempo, chiaramente. Anche le nostre paulonie lì vedo che vanno, forse hanno qualche possibilità. Sarà da vedere tutto qua a luglio-agosto. Ok, quindi se volete sapere su questo filare qui, andate a vedere il video delle talee e dei semi, fatto 1 o 2 settimane fa. Allora, qui la situazione del prato, ci tengo a descriverla, poi chiudo il video, vi saluto, perché appunto andrò via in India per un anno. E la situazione del prato è interessante, perché qui abbiamo una zona dove è entrato il sale per tanto tempo. Allora... c'è stata una compressione anche a favore del ristagno, sempre dell'acqua salina, non solo quella salina, anche quella dolce, e piano piano inizia a riprendersi. Più piove, meglio è, chiaramente. Ho messo un po' di paglia, e in mezzo alla paglia vedete che c'era il grano, ancora. Vedete la facilità con cui si può coltivare il grano, in realtà. Cioè, danno un sacco di roba al grano, ma in realtà il grano prende come niente, eh. C'è anche questa terra qui. Cioè, non sarà chissà quale raccolta di grano, ma non era volontaria questa coltivazione di grano. E quindi vedo che piano piano le erbe, come vedete, stanno migliorando, si stanno espandendo anche in queste zone che sono ancora comunque molto compresse, ma vedete come però si sta la terra scompattando per il lavoro delle erbe. Poi arrivano delle specie anche interessanti, nuove, come forse queste in realtà sono fave che ho seminato io 2 anni fa. Questi trifogli qui non c'erano, orzo falso, non mi ricordo come si chiama, che non c'era l'anno scorso, ecco, quest'anno ce n'è parecchio. Questa specie qui che è alofila, spontanea, questa ancora quella dell'anno scorso, ma vedo che cresce di più quest'anno. E quindi la situazione sicuramente sta migliorando. E poi qui, a mio avviso, in realtà l'erba andrebbe lasciata far crescere ancora parecchio. Qui c'è l'oietto, piano piano migliora. Qui è molto molto, già lo sfalcio è già molto bello. Ma qui c'è stato un mio intervento in realtà di semina di 2 anni fa che si riproduce, vedo. E questo andrà tagliato, però vedete che anche qui c'è la zona che ancora non ho tagliato, perché quello l'ho tagliata un mese fa, questa non l'ho tagliata ancora per quest'anno. Qui è buono e poi va a deteriorare parecchio. Quando c'è questo tipo di erba qui, molto coriacea, e anche questa alofila, molto compatta con la terra ancora. E poi anche qui vedete la differenza, guardate, bruttissima qui, e boom, qui cresce questa, non saprei dire, questa
graminacea coriacea che sta andando assieme. Qui avevo buttato del fieno e infatti è nato tutta l'avena che poi si va assieme di nuovo. E quindi questa è la situazione del prato. Quindi il mio consiglio è questo, cioè in condizioni di molto precarie, cioè dove il prato è molto povero, non cresce molto in altezza, non cresce molto in biodiversità e quindi in specie differenti tra loro, ecco, bisognerebbe sicuramente seminare di nuovo, fare una, se si può, si dà una ripperata, si dà col ripper, e poi seminare nuove specie. E poi lì lo si lascia crescere parecchio, lo si lascia crescere e poi lo si va a tagliare solo aspettando che tutto che abbia già fatto il fiore, che abbia già fatto la spiga nel caso delle graminacee e si sia autoriseminata. Allora lì in quelle condizioni precarie si può sviluppare un buon prato, come in questo caso qui. Quando si raggiunge un prato buono come questo qui, che è già stato sfalciato, allora si può sfalciare normalmente 3-4 volte all'anno. Ok? Questa è la mia idea per me, come si potrebbe mantenere il prato. Qui vedete già, dopo neanche un mese di crescita, questo ricaccio con delle bellissime trifogli, buona erba questa qui. E quindi niente, concludiamo il video così, con un giro. Quindi vi invito, ancora non l'ho fatto il video, vi invito a guardare l'ultimo video che farò, che sarà l'ultimo del canale, che lo troverete in alto, linkato su nel canale, dove appunto parlerò degli schemi, dove parlerò anche del fatto che se credete in questi progetti dovreste comunque sperimentare o comunque supportarli in qualche maniera, andare ad aiutare o comunque incentivare. E niente, questo è, in realtà questi lavori qui li dovrebbero fare gli enti di, dal mio modo di vedere, gli enti di ricerca, comunque le università, ma c'è tantissima problematica riguardo, nel senso non si è, gli alunni che hanno voglia di fare queste cose qui sono molto molto fermati dai professori, che invece spingono per i loro punti di vista, che spesso non sono molto consoni rispetto a quelli dei nuovi studenti che hanno idee differenti. Non dovrebbe essere così, io non la credo che non dovrebbe essere in questa maniera qui. Quindi anche per quello che io, dopo aver fatto l'università, mi sono detto basta, qui mi metto a fare questo esperimento, un esperimento di 2 anni. Diciamo che è stato una grandissima esperienza, per me ho imparato tantissime cose, dagli innesti a come trapiantare, a come relazionarmi con i vivai e via dicendo. E quindi per ora è il momento di, insomma, di unirsi a un gruppo solido che fa già queste cose da tempo. Il clima temperato non c'è nessuno che fa questo e ho voluto provare, quindi. E sinceramente ho imparato tante cose, credo che qualcuno si può anche ispirare alle distanze o alle tecniche che ho utilizzato. Vuole essere un punto di partenza questo qui, non chiaramente un punto d'arrivo, perché ci sono tanti difetti in questo schema. E quindi questo è quanto. Ragazzi, io vi saluto e questo video qui è una trilogia del Signore degli Anelli, praticamente. Ciao a tutti.